Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questi giorni, in queste ultime tre partite perlomeno, la disperazione da parte dei nostri tifosi, noi juventini, è stata forse anche troppo esagerata, perché ragazzi, parliamoci chiaro, abbiamo perso l'unica partita, una partita di Coppa Italia che ci ha esclusi, chiaramente, questo è fuori da ogni dubbio, ma per il resto abbiamo fatto 4 punti su 6, cioè Lazio con la vittoria immeritata, così si dice, e appunto il pareggio contro il Parma nella prestazione migliore, cioè la prestazione migliore di queste tre ha portato un punto. Quella peggiore ha portato fuori l'uscita e quella mezza via ha portato la vittoria. Quindi il calcio è veramente qualcosa di non classificabile dal punto di vista, insomma, sulla carta è una cosa, poi la realtà è un'altra. Però voglio fare un focus su quelle che sono anche un po' le statistiche, i numeri e l'andamento di alcuni top club europei. Cosa succede? Succede che gennaio tendenzialmente è un mese partito, già in febbraio questa fase qua. Un periodo tendenzialmente difficile per i club, perché tutti i club europei, quelli che comunque fanno competizioni europee, fanno dei ricarichi di allenamento per arrivare in forma da marzo in poi con quella che è la competizione Europa League, che sia, o Champions League nel nostro caso. Quindi spesso, a differenza dei club che non fanno competizioni europee, questi, noi compresi, siamo sempre un po' sottotono in questo periodo. Mettici anche la pausa invernale che destabilizza un po' il discorso, mettici appunto i ricarichi di allenamento, mettici tante cose, primi tra tutti, nel nostro caso, gli infortuni, l'effetto insomma, vedersi sfumati dei punti è abbastanza non casuale, ecco, diciamo così. Vi leggo un po' dei risultati di quelli che sono i club, tra cui appunto l'Atletico Madrid, sul quale ci soffermeremo, perché appunto l'Atletico Madrid ha perso l'ultima partita in casa del Real Betis, che non è di certo, insomma, un Real Madrid, ecco, così dicendo, e si conferma al secondo posto dietro al Barcellona, che tra l'altro ha pareggiato l'ultima partita un po' come noi col Parma, 2-2 contro il Valencia. Il Real Madrid, forse di queste tre squadre, è quello un po' in ripresa, perché il Real Madrid, che è ancora al terzo posto, è la squadra tra le big spagnole che ha fatto il peggior campionato, sapete, appunto col discorso degli esoneri e così via. Quindi chiaramente la Madrid fa un po' caso a parte, perché se la recupera adesso non recupera più. Comunque terzo posto e un filotto di vittorie recenti. Andiamo in Premier League con quelle che sono le squadre più importanti. Liverpool, che le ultime due partite le ha pareggiate, quindi ha portato a casa 2 punti su 6. E invece il Manchester City, che è una delle candidate, secondo me, anche per la vittoria finale, ha vinto l'ultima, la penultima però l'ha persa contro il Newcastle. E ha detto che appunto il Liverpool adesso è ancora primo. Quindi diciamo che non tutte le big, ma potremmo continuare, non tutte le big stanno portando a casa tutti i punti possibili disponibili, perché in effetti c'è una piccola flessione generale. Questo per dire cosa? Per dire che al di là di tutto è chiaro che la Juventus deve riprendersi da un momento no, ma è un momento no che accomuna tanti altri club, quindi non è che adesso, perché appunto non saranno benissimo a noi, allora per forza di cose contro l'Atletico Madrid fra 2 o 3 settimane dovrà andare per forza male. Questo è il discorso. Ma andiamo in casa, l'Atletico Madrid, come sapete, appunto, vedo prima, ha perso contro il Real Betis in casa sua. Cosa che alla Juventus è successa, perché l'unica partita che ha perso Juve di Coppa Italia, una sfida netta, è dentro fuori. Quindi chiaramente quello pesa non tanto per il risultato, ma per l'esclusione dalla competizione. Allora, c'è dato spagnolo che non capisco, ma ho cercato di fare un po' la quadra, di capirmi. Passiamo da questo qua, che dice che Ciolo per favore por el bien del club marciate all'Intria. Ciolo per favore per il bene del club scappa, vai all'Inter. Insomma, l'Inter perché sto sembra accostato appunto all'Inter, quindi questa è una specie di Simone Vattene con l'hashtag. Gli viene risposto appunto che il Ciolo credo che sia quanto di meglio si può chiedere sostanzialmente, credo che sia una cosa del genere. E la vera vergogna, intesa come vergogna, è coloro che ti chiedono la testa per una, appunto di Simeone, per una partita di merda. Quindi per dire, ha perso una partita e qua sembra che sia finito il campionato, ecco, questo è il discorso. Questo dice, questo risultato serve per iniziare meglio, per continuare meglio, quindi vamos, insomma, forza, incoraggiamento, capita, dai. Questo in inglese dice che Simeone deve in qualche modo finire di utilizzare questa strategia difensiva, e qui si ricorda un po' qualcosina. Poi dice che appunto continuando con questo stile il Real Madrid supererà appunto l'Atletico Madrid, che appunto lì sta dietro, come ricordate bene. Se difendi tutto il match e invita il pressing appunto avversario, è questo che poi va a succedere. E infine, se compri un attaccante che appunto Alvaro Morata, che è riprovato, che non sa segnare, cos'è sbagliato con questo club? Per dire, hanno calato tutto. Da una parte c'è Simeone che gioca in modo difensivo, invitando gli avversari in qualche modo a sopraffarli, e poi c'è un club che compra un attaccante che non sa segnare, sostanzialmente è questa. Infatti Morata la prima partita già ha avuto critiche, ma questo è un discorso anche comprensibile in qualche modo.
Qualcuno deve spiegarmi perché hanno pagato sostanzialmente 70 milioni per Lemar, quindi critiche per Lemar, solo perché è amico di Griezmann. Parlando di Griezmann, appunto, vi ricordo che guadagna più di 20 milioni di euro. Quindi ha accuse al club, insomma, per le decisioni di comprare Lemar a 70 milioni, quindi una cifra enorme per un giocatore che non sta facendo bene, evidentemente, solo perché è amico di Griezmann. E infine una critica anche per Griezmann, che è il giocatore secondo me più forte che hanno, perché guadagna tanto e effettivamente non sta portando forse quello che sperava. Questo tifoso qua. E questo qua dice che si vince, si perde, si pareggia, noi supportiamo, supporteremo la nostra team fino alla fine. E possiamo farcela in qualche modo. Quindi veramente supporto, e spesso supportano sono quelli che scrivono in inglese, non in spagnolo, quindi probabilmente sono tifosi non spagnoli. Questo anche per definire un po' quelli che sono i sentimenti in base appunto al tipo di tifo. Questo qua dice che il fatto di dare solo la colpa ai giocatori quando c'è un arbitro che è stato il peggio di tutti in qualche modo, perché appunto ha condizionato la partita. Quindi qui accuse arbitrali, cosa che anche qui in Italia si sente spesso parlare. Quindi le sensazioni per quanto riguarda i tifosi dell'Atletico Madrid è un po' di sofferenza. Sofferenza che però va anche detto poi rispetto a quello che è la sofferenza che proviamo noi, alcuni nostri tifosi, e quando si fanno critiche al Cholo, anche i commenti che avete visto prima, quindi ad esempio questo qua. Gli like sono molto meno rispetto ad altri tipi di commenti. Questo perché è vero che c'è magari una frangia di sofferenti in qualche modo per l'allenatore, anche se l'allenatore è riconosciuto per essere così, prendere o lasciare, però è anche vero che viene sostenuto molto di più l'Atletico in generale rispetto alla Juventus. Insomma, la Juventus che è prima saldamente a più 9 adesso, escludo che dalla Coppa Italia, ma comunque sta facendo benissimo, una stagione molto buona. E in effetti le critiche verso Allegri sono anche forse troppo esagerate rispetto a quello che è il nostro status attuale. Mentre lì sono secondi intanto, quindi non primi, e hanno comunque veramente molta stima di tutto l'ambiente, salvo certi appunto lamentelli di alcuni, meno rispetto agli altri, che appunto per discorsi di alcune scelte di mercato, Morata Lemar, o piuttosto di quelle di, come dire, Simeone, ecco, che è il suo difensivismo. Però diciamo che la sofferenza è un po' diversa, più attenuata rispetto alla nostra. Diciamo che noi spesso siamo molto più paragonabili, una autocritica verso di noi, ai tifosi del Real Madrid, cioè che siamo un po' più imborghesiti, nel senso che ci lamentiamo anche quando non c'è motivo di lamentarsi in qualche modo, perché effettivamente al di là della lamentela della partita in sé, perché fa rompere le balle, pareggiare col Parma così, rompe le balle anche uscire dalla Coppa Italia con l'Atalanta, però è anche vero che nel complesso, facendo una visione insieme, cioè, meglio di così, cioè, era ben poco da fare, cioè appunto non uscire con l'Atalanta e cosa fare? Basta, perché alla fine siamo imbattuti in campionato, quindi sinceramente non vedrei tanto, tanto di più se non, come tanti dicono, migliorare questo bel gioco che ancora nessuno ha dato una spiegazione plausibile di questo significato, questo termine, questa espressione. Quindi ragazzi, anche in caso atletico un po' di sofferenza, ma è anche vero che comunque sono molto legati alla squadra, alla fin fine come noi. C'è da dire una cosa, che adesso arriviamo entrambe, tutte le due squadre, siano anche loro, in una situazione un po', non, cioè, un po' critica, nel senso che comunque gli infortuni, anche loro ultimamente, gli ultimi mesi hanno sofferto molto di infortuni, bisogna vedere chi recupereranno e chi no. Noi lo stesso con i difensori Bonucci e Chiellini, più tutto un discorso di calo fisiologico di gennaio. Quindi ragazzi, veramente se una partita secondo me alla fine, quella tra qualche settimana, molto alla pari perché i problemi sono comuni e anche i punti di forza in qualche modo. L'Atletico è una squadra che fa giocare male altre squadre. E quindi attenzione perché potrebbe essere una doppia partita bruttissima. E questo sono quasi sicuro che lo sarà. E con tutte le critiche del caso. Detto questo ragazzi, ditemi qui sotto cosa ne pensate. Se trovate qualche altro commento degli altri club menzionati, dei top club, per vedere il livello di sofferenza e di soddisfazione di questi tifosi, qua sotto mi dite insomma, i link, me li riportate, fate come volete. Forza come sempre e alla prossima. Ciao. Ale, Ale.